Per quanto riguarda la politica per le imprese, soprattutto per la finanza, in questo momento di crisi finanziaria, sono stati previsti 20 milioni di euro per rafforzare alcuni confini. Solo alcuni. Confini sono questi strumenti che in questo momento danno garanzie per le imprese nei confronti delle banche. So bene. Dopo ci sono, vengono dati solo 5 milioni rispetto ai 20, 5 milioni invece al fondo di solidarietà, dove tutte le imprese possono andare e dove possono scegliersi il confini che vogliono. Cioè, possiamo andare avanti con una politica industriale che gestisce in maniera una spartizione di risorse in base ai rapporti di forza tra le categorie, oppure dobbiamo andare su un'immagine di politica industriale dove al centro anche qui c'è l'impresa che venga messa nelle condizioni di scegliere i percorsi che sono più efficaci? È evidente che alcune linee di tendenza bisogna darle. Le reti, l'internazionalizzazione, l'innovazione sono strumenti fondamentali che fanno parte dei cardini di una politica industriale, però nell'attuazione di questa politica industriale il soggetto protagonista è l'impresa oppure sono le lobby? Che altro? Io mi auguro che questa regione, con una politica diversa, con una intelligenza diversa, con gruppi politici diversi da quelli attuali, possa essere una regione della famiglia, una regione delle persone, dell'opportunità per tutti, del lavoro, una regione dove ci sia la possibilità di lavorare e di avere la possibilità di scegliere con estrema libertà, anche perché se noi parliamo, ci guardiamo intorno, pensiamo a quello che abbiamo fatto, a quello che vorremmo fare e pensiamo anche ai gruppi politici che ci sostengono, non è che si può dire tutto e l'incontrario di tutto, perché le intenzioni sono una cosa, i fatti sono un'altra. La storia politica di qualcuno è ben chiara, la storia politica di chi ha governato 20 anni la Regione Marche è ben chiara, di chi vuol governarla, i miei gruppi politici, pure è abbastanza chiara, di come ci si comporta in certe situazioni, tenendo conto di tante realtà, tenendo conto anche della vivacità di questa regione, ahimè, ex vivacità, perché viviamo un periodo di profondo malessere, difficoltà che si vede a tutti i livelli, con un prodotto regione che non esiste più, con un fallimento dei distretti, con una problematica di lavoro che poi credo anche che ne parleremo, che mette in discussione la politica che finora è stata una politica padrona che ha forse favorito centri di potere, che ha permesso a qualcuno di fare i più e è più di fare poco. Penso che sia abbastanza chiaro il mio input politico e il mio dito d'accusa verso chi ha fatto, non ha potuto fare, ma ha fatto solo l'interesse di qualcuno vicino a lui o di qualche famiglia. Bisogna dirlo, non vergognarsi, perché la realtà, lo sfacelo di questa regione, perché stiamo nello sfacelo, è chiaro, con un fallimento della politica enorme.